Le telecamere di Grazie Dottore a Roma, Palazzo Madama, in occasione del Premio dei Premi 2018. La Puglia è protagonista con i temi della salute declinati su due fronti, quello della sana e corretta alimentazione e quello dell'innovation technology nel settore farmacologico e in quello ospedaliero. Ho accolto con grande piacere l'invito della Fondazione Nazionale per l'Innovazione Tecnologica COTEC ad ospitare qui in Senato la cerimonia di assegnazione del Premio dei Premi, di cui quest'anno ricorre la 10ª edizione. Il Premio dei Premi è un prestigioso riconoscimento concesso dal Presidente della Repubblica che certifica il significativo valore strategico della capacità realizzativa nel campo dell'innovazione. Per la piccola e media impresa abbiamo la PharmaLabor SRL. Il valore di questo premio per la mia azienda è fondamentale perché non segna un traguardo. Questo premio è una pietra miliare, è un premio che noi riceviamo oggi, ma è un segno di un percorso. L'innovazione non si ferma a quello che abbiamo fatto, parte da lontano, da quando abbiamo iniziato con la PharmaLab, con la nostra attività, e continua con tutte le attività che facciamo di innovazione e ricerca. Questa è una certificazione delle nostre attività e della buona prassi che viene fatta in PharmaLab. L'innovazione parte dalla conoscenza. Noi abbiamo degli ottimi ricercatori che sono laureati in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in biologia, in biotecnologia. Quindi partiamo dalla conoscenza per innovare. Abbiamo innovato facendo degli studi su degli estratti che poi sono stati utilizzati per allestire e per produrre degli integratori alimentari. Il nome della divisione che si occupa degli integratori alimentari è Nature Labor, dove abbiamo tutta una serie di prodotti che vengono utilizzati per le diverse patologie. Abbiamo due tipi di beneficio: il beneficio che hanno le persone che utilizzano questi prodotti che provengono dall'innovazione e quindi hanno dei vantaggi nell'utilizzare dei prodotti che possono essere salutistici, che possono essere validi e che possono aiutare le persone a star bene. Per invece i dipendenti dell'azienda, per l'azienda il vantaggio è che grazie all'innovazione e alla ricerca riusciamo a essere competitivi su mercati complicati e difficili. Sono assolutamente certo che le aziende che puntano su innovazione e ricerca sono quelle che riescono a crescere ed ad aumentare il proprio fatturato e i propri orizzonti. Sentito parlare di grandi imprese. Noi siamo una media impresa, 120 dipendenti, che grazie all'innovazione e alla ricerca costante e continua di processo e anche di prodotto e grazie alla collaborazione con l'università riesce a competere in un mercato difficile come quello farmaceutico.